Lo diceva Neruda che di giorno si suda, ma la notte no. Rispondeva Picasso, io di giorno mi scasso, ma la notte no. E il fatto è che di gente che ti fa credere di essere Picasso ce ne assai in giro, o sbaglio? Ciao Ale. Ciao, buona serata a tutti quanti. Sì, oggi parliamo un po' del vecchio sistema, che comunque è sempre esistito. Adesso, come anche negli anni passati ho sempre detto che comunque i galleristi erano più preparati, cioè sono ancora adesso estremamente preparati. Però fare il gallerista negli anni 70, negli anni 80, aveva un suo perché. Perché intanto tutti dovevano, un gallerista per antonomasia conosce l'arte e per cui sa anche consigliare o comunque sa anche a chi affiancarsi, no? Che siano curatori, critici o quant'altro. Mentre invece adesso ultimamente negli ultimi anni, come avevo detto tante volte, ci sono tante persone che aprono una galleria perché pensano che sia semplice, per cui prendono uno spazio, ci mettono dentro quattro quadri o comunque addirittura alcuni fanno anche pagare per mettere i quadri in galleria e poi senza fare un minimo di selezione. Ora, io sono sempre stato il primo a dire che l'arte non è quella, non c'è quella bella e quella brutta, c'è quella che arriva e quella che non arriva, ok? Per cui, anche perché ci sono, poi dipende un po' da che corrente o quant'altro, perché se parliamo per esempio di Schifano, che ha prodotto per oltre 45 anni, ci sono delle persone che adorano una sua serie, piuttosto che invece un'altra non la sopportano, per cui lo stesso artista può essere piacevole per alcuni e non piacevole per altri, no? Oppure io stesso non amo tutta la produzione di Schifano, per esempio. Però questo è un conto. Altro invece è quando si fanno sentire i nuovi artisti, gli emergenti, ma neanche gli emergenti, perché quando si parla di artista, io ho sempre detto, una persona si può sentire un artista anche se è tra le quattro mura di casa sua, ok? Per cui c'è gente che disegna per stare bene, perché si vuole sfogare, perché gli fa stare appunto, gli fa pensare, insomma. Per cui l'arte serve anche a questo. Okay? Certo, pronto? Esattamente. Sì, no, ti sto ascoltando. Ah. Per cui, però, quello che io dico, non è che per forza l'arte poi deve per forza essere venduta, no? Ci sono tanti artisti che lo fanno proprio perché magari hanno anche un secondo lavoro, anzi hanno un primo lavoro e di conseguenza l'arte veramente gli serve per stare bene con se stessi. Ora cosa succede? Arriva un momento in cui gli artisti vogliono provare ad entrare nel mondo dell'arte, nel senso anche a livello economico, perché iniziare a vendere, no? Perché uno dice vabbè, esatto, io produco tanto, però poi dopo il miglior complimento che tu puoi fare a un artista è comprargli un'opera, no? Al di là di quanto sei bravo piuttosto che. Certo. Per cui infatti alcune gallerie addirittura comprano magari qualche opera, perché la cosa fondamentale per una galleria che magari è appena aperta è farsi una propria collezione privata, magari di artisti più quotati e meno quotati, proprio perché quando si fanno le collettive, magari senza dover andare a chiedere agli artisti più importanti se vogliono partecipare, se tu hai una tua collezione privata puoi metterli a disposizione e così dare una mano anche agli emergenti mettendoli a fianco, no? Perché spesso e volentieri ci sono degli artisti che sono magari un po' più in alto che nicchiano, no? Quando gli chiedi vuoi fare una collettiva, ti chiedono chi c'è e chi non c'è e alcuni magari ti dicono, cioè loro possono tranquillamente farlo, ti dicono no, se c'è questa persona non mi interessa, per cui rischi di non riuscire ad avere una collettiva estremamente valida o interessante. Per cui alcuni appunto hanno la propria collezione. Poi ci sono invece gli sbarlaflus, quelli che dicono appunto di essere degli architetti o comunque che dicono di essere dei galleristi, addirittura alcuni mi lanciano il fatto di essere nipote di un grandissimo gallerista piuttosto che, e allora tutto questo cosa fa? Fa sì che le persone che sono magari, non ti dico meno preparate, però spesso e volentieri c'è una fascia di persone che magari è anche bravina e che per cui nel momento in cui gli arriva uno e gli dice ah ma tu sei bravissimo,
vieni in galleria da me, guarda, ti faccio fare questa collettiva, costa solo 150 euro, poi la prossima che costa altri 150, poi ti faccio fare una personale, ti costa 1000 euro. E ovviamente loro sono tutti contenti, perché dice, cavolo, questo gallerista crede in me, perché se sta investendo su di me, il problema è che non sta investendo lui su di voi, siete voi che state investendo su di lui. E questo che la gente non comprende. Esatto. Che ci sono tantissime persone che dietro alle lusinghe che vi fanno, poi dopo invece vi chiedono sempre un supporto. Poi la cosa peggiore in assoluto, questo ve lo dico così almeno lo sapete, nel momento in cui c'è un'associazione di mezzo e vi chiede, per cui i soldi li date a un'associazione, nella causale mettete sempre contributo per la mostra. Perché? Perché in caso di contenzioso il contributo può essere restituito. Se invece vi dicono di scrivere donazione, la donazione per legge non può essere restituita. Ok, ecco. Per cui anche questo, ci sono persone che usano le associazioni e poi vi dicono tranquillamente segna nella causale la donazione, perché? Perché comunque per qualsiasi contenzioso ci debba essere, comunque i soldi non li riavrete mai. Allora questa è una cosa che dico, capito? Per cui è giusto che gli artisti lo sappiano questo. Mi sembra il caso. Ecco, senti, ma diciamo così, per quale motivo questa gente trova così tanti clienti? Ora mi verrebbe da rispondere perché la verità l'ha già detta Vanna Marchi, cioè che i fessi vanno fregati. Lei l'ha detto in una maniera molto più volgare. Ma secondo te perché? Allora, come ho detto prima, uno che si avvicina all'arte comunque ha anche la velleità e il piacere di poter esporre, no? Perché uno lo può fare per se stesso, però poi dopo un minimo di amor proprio, comunque anche di ego, perché gli artisti comunque sono pieni di ego, no? Sia quelli certo. Più grandi, ma anche quelli più piccoli, proprio il piacere di mostrarlo, il piacere di vendere. Come ho detto tante volte, dovete ricordare che la parola mostra significa mostrare, non significa vendere. Per cui il mercante d'arte è colui che invece, a seconda dell'artista che ha davanti, dovrebbe già avere un suo portafoglio collezionisti ai quali suggerire l'artista da comprare. Okay? Suggerire significa che se io ho un collezionista che è molto sull'astratto, cioè uno che è sul figurativo, cioè uno che è sul surrealismo, ovviamente in base a quello che io so che loro prendono, ho degli artisti, io posso selezionare degli artisti che si avvicinano al suo gusto in primis. Perché? Perché quello che dico sempre è allora, i grossi investimenti li fanno in altra maniera, perché comunque sopra una certa cifra si parla di investimenti, per cui magari compri qualche cosa semplicemente perché lo metti da una parte aspettando che cresca, e questo però succede spesso e volentieri con dati istituzionali già storicizzati, per cui hai già un'idea del prezzo del valore di mercato, se lo compri bene puoi pensare che possa andare avanti. Per quanto esatto. riguarda gli emergenti, uno deve partire intanto nel dare, un gallerista dovrebbe dare un coefficiente reale all'artista, per cui in base a tutto quello che ha fatto, perché il coefficiente si costruisce in base all'esperienza e al curriculum dell'artista, non è che ti alzi la mattina e lo spari così a caso, come invece fanno molti, ok? Io ho conosciuto purtroppo un gallerista con cui ho collaborato un paio di mesi che non sapeva neanche che cosa fosse il coefficiente, gliel'ho spiegato io, adesso sembra che sia Mandrake, capito? Questo per dirti certo. Che ci sono delle persone che poi si improvvisano. Ora, nel momento in cui hai davanti degli artisti, beh, ce ne sono tantissimi, anche i truffatori, nonostante sia conclamato che lo siano, perché comunque le voci girano piuttosto che, troveranno sempre terreno fertile, perché ci sarà sempre quello che dirà, ma tanto a me non ha fatto niente, però mi espone. Allora, di fronte alla piacevolezza di essere esposti, anche se sai che la persona che ti sta portando lì ti sta fregando, comunque non è una persona valida, te ne freghi. Perché? Perché comunque a casa o in giro puoi dire, ma guarda, io ho esposto qua, io ero lì, capito? Per cui c'è anche un artista che io stimo molto come artista, un po' meno come uomo, che in questo periodo qui ha esposto a Forte dei Marmi, presentato da un personaggio di dubbio, vabbè, insomma,
che proprio ha qualche piccolo problema, chiamiamolo così, lo chiamiamo come eufemismo, lo stesso artista era ben consapevole ed è ben consapevole del personaggio in questione, però pur di esporre a Forte dei Marmi si è tappato il naso e ha fatto finta di niente, e anzi è il primo a dire quanto è bravo questo, quanto è bravo quest'altro. In più lo stesso personaggio è uno che comunque ha pagato, per cui non è che ti ha detto ti porto qui, sei bravo, investo su di te, guadagno sulla vendita, perché il gallerista così dovrebbe fare. Certo. Il vero gallerista è quello che non ti chiede una lira perché crede in te, sa come proporti, e per cui perché chiede il 50% di quello che vende? Perché investe su di te. Se invece esatto. Ti porta in giro e sei tu a pagare, capisci che c'è qualche cosa che non funziona. Infatti, insomma, diciamo che le fregature non mancano mai nel mondo dell'arte, ed è... Ma spiace, perché voglio dire, un luogo che, o comunque una realtà che dovrebbe essere deputata a esprimere il meglio di tutti noi, è una realtà che invece finisce per raccogliere truffe, furti, ladri e così via. E spiace molto. Ma sì, spiace molto. Poi, per carità, allora, io sono in questo settore, per cui quando scelgo di seguire un artista gli do qualche consiglio, mai lo snaturerò rispetto alla sua creatività. Però, come mi è capitato ultimamente con un artista di Pietrasanta che andrà anche alla Biennale di Gevano, che comunque fa la driftwood art, e cioè sono mettere insieme, raccogliere i legni che arrivano dalla deriva, per cui dal mare o dai fiumi, e poi costruire delle figure attraverso questo l'utilizzo dei legni che comunque, proprio per essere definita drift, che vuol dire appunto la deriva, wood art, vuol dire che non devi toccarli, cioè nel senso tu li prendi e li devi utilizzare come sono, non ci puoi lavorare in altra maniera, per cui devi avere una capacità compositiva estremamente importante, e per cui non è da tutti. Sembra facile, però un conto è fare la cornicetta con i legni del mare, un conto è creare un cavallo, creare una giraffa e comunque avere un certo tipo di capacità appunto compositiva, ok? Però nel momento in cui una persona vedo le opere che possono andare bene, poi ce ne sono alcune in cui dico guarda, queste qua ti sei divertita, ti spiacciono, te le tieni a casa. Nel senso esatto. Che non ho paura di dire questo sì o questo no, perché se uno si affida a me chiede anche un minimo di consiglio, poi nessuno ha la bacchetta magica, però bisogna avere il coraggio di dire anche quando una cosa funziona e quando una cosa non funziona. È inutile dire a tutti quanti sei bravissimo, bravissimo, eccezionale, e poi dopo vedo dei quadri che nessuno si metterebbe in casa, perché poi fondamentalmente adesso quando uno compra un quadro deve pensare di mettere solo quadro in casa, per cui il gallerista o il curatore dovrebbe anche dare un consiglio sulla produzione di un artista per meglio aiutarlo nel promuovere la sua arte, e che ripeto non vuol dire fargli cambiare la sua creatività, vuol dire semplicemente indirizzarlo, dargli un consiglio, poi l'ultima parola è comunque sempre dell'artista. Però a me non è mai capitato, e non lo dirò mai, cavolo, eccezionale, senza di te non ho mai visto nessuno come te, sei il numero uno. È ovvio che poi se uno ti gasa così e poi ti dice oh ragazzi andiamo, che ne so, a Roma, andiamo ad Albano Laziale, che poi vabbè, Albano Laziale per dire nel senso un paesino, però per dire ah ti espongo lì, allora uno che non ha mai esposto e che per cui non conosce i parametri, non conosce determinate cose, ovviamente si lascia trascinare. E poi un'altra cosa che vi dico agli artisti: evitate di lasciare in mano ai galleristi, dopo che avete fatto una mostra, i quadri, a meno che lui non sia, lui o lei, che non sia pronto ad esporli nuovamente o comunque a proporli, perché altrimenti, soprattutto quelli che giocano sulle collettive, cosa fanno? Avendoli già in mano, non ti dicono me lo devi spedire, ce l'ho già qui, c'è un'altra collettiva, già che ci sei, lo portiamo, mi dai 150 euro, mi dai 200 euro. E la gente, anche sotto quel punto di vista lì, dice vabbè, il quadro è lì, ne faccio un'altra. Poi cosa succede? Che queste persone qui nella comunicazione, poi ci sono degli artisti che dicono vabbè, ma tu mi hai detto, mi hai fatto pagare una cifra, mi hai detto che mi hai fatto fare una personale, come mai non c'è un video, non c'è una fotografia, non c'è qualcosa? Allora anche questo lo dico agli artisti: quando uno vi dice che vi fa fare una cosa, è vostro diritto chiedere la documentazione, la fotografia, il video, perché voi state pagando quello fondamentalmente, non state pagando un chiodo su un muro, state pagando la comunicazione che c'è dietro. Se questo non è in grado di sostenere, cioè di fornirvela, c'è qualche problema.
Perché ditemi voi se io faccio una mostra, per quale motivo io non faccio le foto e non le mando all'artista. Per cui fate attenzione anche su questo. Infatti. Senti Ale, io direi che per questa sera dovremmo aver detto più o meno tutto, dovremmo aver eviscerato più o meno tutta la vicenda. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, che dici? Sì, assolutamente sì. E parliamo di fotografia. Con mucho gusto, mio caro, con mucho gusto. Va bene, allora ci ritroviamo venerdì prossimo, grazie a te. Un abbraccio, ciao ciao.